Cara Elisa, buonasera. Buonasera, soprattutto. Elisa, questa sera la Fornarina, serata con la Fornarina, questo panettone sotto la neve, raccontaci. Raccontaci, allora noi con Amelio Palomba, che è stato il mio maestro, il suo maestro, e lo sai perfettamente, siamo specializzati in lievito, le mie famose drecce, i panettoni d'inverno, e abbiamo fatto un panettone anche estivo. No. È dal vivo, in diretta, è in diretta, no. Capito? E allora noi ci divertiamo così, perché tutti mangiano, te l'ho detto tante volte, ma non sanno quello che mangiano, perché le cose fatte bene, a regola d'arte, vanno mostrate finalmente. E questa serata è l'occasione per farlo assaggiare, per vedere la differenza, per sentire tutti i sapori, e perché è importante perché è una cosa seria. Chiamiamo un attimo il maestro, possiamo... Chiamiamo Amelio, benissimo. Amelio, per favore. Ti riprendo fino qua, Esatto, sì, non ho i pantaloncini. Capito? Siamo per dire di una cosa... Far assaggiare una cosa seria, una cosa fatta bene. Allora, finalmente, dopo un po' di tempo, mi ritrovo veramente tra una bellissima coppia, Elisa ed Amelio. Allora, regina e re. Allora, Amelio, questa serata che hai, diciamo, organizzato in compagnia di Elisa, la Fornarina, di che cosa si tratta esattamente? E abbiamo sentito comunque che si parla di un panettone sotto la neve, ma estivo, quindi sotto l'ombrellone. Sì, certo. Veramente una cosa nuova ed eclatante. Che cos'è? No, il panettone grasso che facciamo tutto l'anno, che si fa a Natale, per di più per l'estate, lo facciamo sia per quanto riguarda l'albicocca, la marena, frutti del bosco, qualsiasi prodotto che sono del periodo estivo, insomma. Però ovviamente sono tutti prodotti di prima qualità, scelti, selezionati e messi in lavorazione. Bene, allora Amelio, assaggiamo questo buonissimo panettone. Iniziamo la serata assaggiando il panettone, la Fornarina, il panettone sotto il giorno, anche le trecce di Elisa, per carità, altrimenti si offende. Bene, allora via la serata e assaggiamo tutti questo buonissimo panettone. A voi! Allora, mi fate un vassoietto che porto al tavolo e faccio finta... Ok, aspetta. Ecco la neve, Massimo. Bene, 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 guardate. La neve d'estate, bellissimo, guardate. Il panettone sotto l'ombrellone, ma nevica. Ma che mi tocca fare? Ma che ti tocca fare? È fantastico! I bambini si sono scaricati. Ma è davvero col gelato! Ciao, No, adesso mi è servito. Ah no, ho capito, sì, mi sta parlando. Che non serve per la produzione? Per noi. Thank you.
Preso? Sì, sì. Bene, allora, questo panettone lo veniamo a assaggiare? Dai, tutti da Elisa, Caffè Grande Italia. È buonissimo, ottimo. Panettone al gelato in piena estate. Venite tutti ad assaggiarlo, vi aspettiamo. Caffè Grande Italia. Il vassoio non te l'ha dato. Quello che resta poi. Allora, adesso tavolo, prendi la farina. Al tavolo nostro? No. Ah, no. Quanta folla. Quanta folla. Arrabbiatissimo. Allora io ti telefono, però non è una proposta indecente. No. Come vi chiamate? Io Valentina e lei Maria Luisa. Maria Luisa e Valentina sono le figlie di Maria Luisa. Allora, il papà si chiama Federico. Allora, bene, adesso mi trovo al centro delle figlie di Federico. Quindi chi è Federico? Il re del panettone che ha organizzato la serata della Fornarina. Bene, allora, raccontami un po' di questa bellissima serata. Allora, abbiamo deciso di fare questa iniziativa per promuovere questo dolce tipico tradizionale del Natale, per farlo scoprire anche in versione estiva e per farlo assaggiare anche tutto l'anno, in una maniera un po' particolare, con del gelato, con del buon vino e anche usando degli ingredienti un po' diversi dal classico panettone tipo con l'uvetta. Abbiamo messo le amarene, le albicocche, per dare una nota un po' più fresca, un po' più estiva. È un panettone del tutto artigianale, fatto con lievitazione a lievitazione naturale, con ingredienti di prima qualità, ricercati e scelti apposta da noi e dal maestro Palomba, che ci segue ormai da molti anni. Senti, e dove operate esattamente? Dove state? Girate l'Italia? Comunque fate altre serate oppure no? Beh, questa è la prima serata che abbiamo organizzato e vorremmo farne altre di serate. Prima della fine dell'estate vorremmo farne altre, anche nella zona nostra, perché noi siamo nel Cassinate e quindi vorremmo farle lì, per portare a conoscenza, insomma, le persone di questa manifestazione. Bene, in bocca al lupo, ci vediamo presto. Grazie. Oltre al panettone, sotto l'ombrellone abbiamo un cantante favoloso stasera. Bene, 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 grande serata al Caffè Grande Italia. Venite a mangiare il nostro panettone.
Bene, 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 nevica anche all'osteria Controcorrente, un vicino di la nostra Elisa del Caffè Grande Italia. Guardate qui, non ci sono parole a vedere questo vassoio. Bene, presto verremo a trovare il proprietario di questa bellissima osteria, nonché ristorante di Anzio, quindi lo contatteremo e lo verremo a trovare per farci assaggiare questo pesce freschissimo e ci faremo due chiacchiere con lui e ci racconterà cosa fanno di buono. Bene, osteria Controcorrente, dolce e salato, vicino ad Elisa, Caffè Grande Italia. Grazie Cesare, sì, intanto ecco, a noi ci fa piacere oggi essere qui ospiti del Caffè Grande Italia di Elisa. Più volte abbiamo detto con Roberta, insomma, che crediamo che Elisa possa prenderlo con grande onore questo libro, perché tra l'altro insomma, racconta la storia di grandi personaggi di sport, in particolare uno, Andrea Carnevale, che è caduto, si è rialzato, è un personaggio legato alla storia del Napoli di Maradona, dell'Udinese di Artur Coimbrazigo, della storia del calcio nostro, ha vestito la casacca della nazionale, ha avuto una storia veramente brutta sotto l'aspetto del momento dell'infanzia, purtroppo, insomma, una grandissima disavventura in famiglia, i genitori, il papà purtroppo ha avuto un gesto inconsulto nei confronti della mamma, poi insomma hanno lasciato 7 bimbi soli, lui si è messo in testa di diventare campione di sport. Una storia triste, però, che poi alla fine ha portato un risvolto positivo, poi alla fine, sì, da sì, questo ne è nato un fiore, una chicca. Sì, esatto, lui è riuscito poi a segnare il gol della vita, no? Il gol del riscatto, perché poi ognuno di noi può sognare il proprio riscatto, certo, e può realizzarlo, perché poi ogni cosa bella della vita passa attraverso un sogno, certo. E anche Elisa più volte ce l'ha raccontato, no? Che i suoi momenti artistici della pasticceria nascono proprio dal momento del sogno, i sogni del cassetto, che poi a un certo punto si tirano fuori e fioriscono e nascono, crescono. Questo è un progetto che nasce con l'Udinese Calcio e con Telethon. Mi fa onore poter dire di essere in questo momento, in questo periodo, da qua fino a dicembre, l'ambasciatore di Telethon e dell'Udinese Calcio, perché veramente mi onora in modo particolare. Il codice della vittoria è di edizione Firenze Libri, è presente in ogni libreria online, è presente nelle librerie fisiche, perché ci piace a noi, certo, quella parte il contatto con la gente rispetto all'evoluzione dei tempi. E ha avuto, possiamo dire che anche sotto l'aspetto dei contenuti, indipendentemente dal grande fine, il fine innanzitutto, che è fondamentale, il 40% per tutto quello che è il risultato della vendita del libro attraverso i pacchi che vanno direttamente ai coordinatori Telethon, va alla ricerca SLA di Telethon, e il 20% per tutto quello che è il circuito delle librerie. Ma poi, insomma, con questo libro è nato veramente una cosa magica, perché soprattutto dove nel... Io però c'ho un problema, sì, lo devo leggere, non mi devi dare una copia, io devo comprare una copia. Te la consegno a te e Elisa ufficialmente. Ecco, io voglio leggere questa copia, ne voglio comprare una io, una Elisa sicuramente. Bene. Non so quanti altri amici, perché la voglio tenere in casa, anche perché averla comprata mi fa sentire un po' meglio. Sì, e io dico che come dice anche Andrea Carnevale e i tanti campioni che abbiamo raccontato lungo il percorso del libro, che vogliamo prenderne uno a caso, apri a caso, così leggi due righe, vediamo un po', anche senza occhiali Gigi ancora ci legge. Ecco, questo che è carinissimo. Vai. Ogni campione ha seguito con istinto la propria strada. Anche tu puoi diventare un campione. I sogni volano liberi sulle ali degli uccelli, volano guidati dalla rosa dei venti. Dall'alto ogni tanto qualche sogno cade in terra. Tu puoi essere il fortunato che lo raccoglie. Fatti trovare pronto. Naturalmente il problema è farsi trovare pronti. Esatto. No? Il treno passa una volta. Andiamo a leggerlo, perché attraverso le storie dei grandi personaggi, insomma, lo sport, questa è una bella lettura. Lo sport è una scuola di vita, sicuramente, è una scuola di sogni che poi vanno realizzati con costanza, con perseveranza, sperando poi di arrivare al traguardo. In ogni modo, poi come ci si arriva non è importante. Allora, questo libro lo troviamo nelle librerie, in tutte le librerie telematiche, quindi su internet e robe varie. Vogliamo dire anche il costo di questo libro? Elisa, sì, 16,90, io però ecco ci tengo, insomma. La nostra Elisa, la nostra amica Elisa. A Elisa sì, io penso dedicato. La nostra amica Elisa. La vedo bene. Naturalmente anche a te Cesare. Allora, a te, Cesare. Cesare, Elisa.
con dedica. Eccole in bocca al lupo, insomma, dei tuoi sogni. Grazie, perché certo, insomma, i sogni non hanno limiti. Non hanno limiti, veramente i sogni sono la realtà vera. E noi il nostro piccolo sogno l'abbiamo poi realizzato. Quello è vero, il sogno è vero. Cioè, rendetevi conto, abbiamo cominciato per giocare, siamo qui parlando di Teleton, sulla piazzetta di Anzio, quando non ci saremmo mai aspettati. Colgo l'occasione per portare anche i saluti di Maruska Face, che è la coordinatrice provinciale, e che segue con grande nostra attenzione il percorso di questa promozione del libro. E saremo lieti di avervi ospiti con Teleton, se sarà possibile, in un futuro. Faremo di tutto per fare una puntata qui. Faremo una puntata qui sulla piazza con Teleton, quindi il mio grazie per aver portato il sogno di Elisa e fino in fondo. Abbiamo cominciato per giocare un mese fa e abbiamo radunato poi tanti amici su questa piazza, e stasera stiamo facendo una cosa seria. Di solito giochiamo, scherziamo, e stasera invece andiamo sul serio. Bene, quindi questo... mi sento onorato di questo. Poi io voglio dire una cosa, questo progetto nasce da una disavventura personale sia mia che di Andrea Carnevale, e voglio dare un messaggio a coloro che ci seguono attraverso la televisione e attraverso qui il microfono, appunto, di questo bel momento gioioso vostro, di avvicinarsi alla ricerca e dare un proprio contributo in qualsiasi modo, no? Esatto. Lo si può fare, non soltanto quando poi serve il treno passa direttamente nelle vicinanze, ma farlo in qualsiasi momento. Sì. Io l'ho fatto soltanto quando sono stato colpito in prima persona. Poi tra l'altro, insomma, ti dà delle energie incredibili, perché quello che io sto facendo per questo progetto non l'ho mai fatto neanche per i miei momenti professionali. Me l'hai raccontato l'altro giorno, sei veramente io esaltato. Scusa Cesare, invitare qui il maestro, perché il mio sogno maestro, anche averlo incontrato. Maestro, venga qui. E perfezionare quello che io comunque sapevo fare, ma non lo sapevo fare. A meglio, vieni qui. Non lo sapevo fare a regola d'arte, come mi ha detto lui, perché oggi sei inattaccabile, capito? Cioè, nel senso, quando lavori bene non hai paura di nessuno, vai avanti e quando ti criticano dicono assaggia e vedi. Perché poi dopo... ma proprio lì i campioni dicono che sono diventati campioni superando il momento della critica, trasformando i momenti negativi in energia per vincere. Sì, io non ho mai fatto pubblicità, solo attraverso voi, perché mi piaceva far vedere agli altri pure come si lavora, perché è importante. E io sono super soddisfatta, perché poi dopo alla fine il risultato c'è stato. Grazie. C'è e ci sarà, perché io continuo a lavorare in quella maniera, e grazie a lui, perché mi ha aperto la testa proprio. È un altro mondo, proprio. È un altro mondo. Tutte queste lodi che ti fa Elisa. No, fa piacere ovviamente che tutto quello che dice, effettivamente è la verità, perché il sacrificio, quello che ti paga, è la passione dell'amore che metti nel mestiere che fai, insomma, ecco. Cioè, quello che ho fatto, tutto quanto, la critica, ho accettata per tutte le parti del mondo, l'ho accettata, l'ho portata avanti, ho costruito tutto quanto quello che adesso ne ripago, mi hanno ripagato un po' tutte le soddisfazioni. Insomma. Una cosa sola, quello che io dico a tutti, come l'ho detto ai ragazzi quando venivano qui a fare gli stage, l'umiltà, perché tanti dicono io lo so fare, che ci vuole, non ci vuole niente, così si fa. E io dicevo, guardate che se voi siete entrati dentro un laboratorio solo, avete imparato solo da quella persona, e invece bisogna sempre prendere spunti da tutto, perché qualsiasi cosa ti insegna, essere umili, perché dove non sai devi chiedere, punto. Perché ognuno ti può dare qualche cosa. Io ho trovato lui e comunque mi informo sempre, comunque. È così a me, è così. Diciamo, il mio è più allargamento per tutte le parti d'Italia e del mondo, per l'insegnamento che riprendo, che prendo e dozzo. E la qualità è quella che paga per ultimo. Insomma. Paga, tarda a pagare, ma paga bene. Quindi un libro che va veramente a dei campioni. Grazie. Ciao. Grazie a te Elisa. Grazie.
Bene, come possiamo chiudere questa bellissima serata con lo sfondo della fontana nella piazza di Anzio? Questa serata dedicata alla Fornarina, il panettone con il gelato, e a Telethon, i codici della vittoria. Bene, chiudiamola così, in questa bellissima piazza di Anzio. Passione Sport, Roberta Negro, a voi.